Ieri abbiamo pubblicato un servizio in cui abbiamo reso noto una risposta che ci ha dato l'amministrazione nella figura dell'assessore ai lavori pubblici Angelo Mancin riguardo il punto in cui si trovano i cantieri del Lungo Lusenzo e sul Teatro Astra, fermo ormai da anni. Quello sul Lungo Lusenzo è in pratica inesistente, seppur i fondi per la sistemazione della pavimentazione siano stati accantonati ancora con l'amministrazione Ferro. Di questo intervento ne abbiamo parlato più volte, cercando una risposta riguardo il disagio causato dalle piastre dissestate. Abbiamo chiesto all'assessore Ragguagli sull'inizio dei lavori, lo abbiamo chiesto a gennaio e a febbraio di quest'anno, senza ricevere risposta, nuovamente ad agosto, nessuna risposta, nuovamente a ottobre, quando abbiamo avuto una risposta che si può tradurre in pratica in un non rispondiamo perché la vostra intenzione è mettere qualcosa o qualcuno in cattiva luce. Sottolineiamo che il nostro intervento per mettere qualcosa o qualcuno in cattiva luce davanti a risposte simili è comunque superfluo. Abbiamo chiesto che intenzioni ci fossero riguardanti il parcheggio di cui si era parlato con l'abbattimento della struttura abusiva del centro sociale ai piedi della torre piezometrica di Borgo San Giovanni lo scorso ottobre. Nessuna risposta. Sul Teatro Astra abbiamo chiesto delucidazioni il 15 marzo, nessuna risposta. Abbiamo chiesto delle panchine dietro il municipio se si intendesse ripristinarle o meno, questo ad aprile, nessuna risposta. Abbiamo chiesto a che punto fossero i lavori sul Ponte Zittelle ad ottobre, nessuna risposta neppure in questo caso. A qualche domanda le risposte sono state date, talvolta abbiamo segnalato malfunzionamenti delle fontanelle, problema a cui è stata prontamente data una soluzione. Abbiamo chiesto come mai il cantiere sul sottopasso del Fossetta non fosse partito nei tempi che erano stati annunciati, ci è stato gentilmente risposto e abbiamo fatto un servizio a riguardo, mettendo al corrente la cittadinanza delle motivazioni del ritardo. Lo stesso sulle competenze riguardanti Via Ardisi e Via Aralia. Qua la risposta è stata parziale perché i residenti hanno dato una specifica per la quale abbiamo chiesto chiarimenti all'amministrazione, chiarimenti che non sono stati forniti. Siamo stati accusati di dare evidenza a un'inesistente latitanza da parte dei lavori pubblici. Questa mattina abbiamo avuto modo di parlare con chi le risposte le sta aspettando, risposte importanti che non sono ancora arrivate e anche con chi ha fatto segnalazione di necessità di intervento attraverso i canali ufficiali per poi sapere che la sua richiesta è stata cestinata. Un commento al nostro servizio pubblicato ieri diceva: mettere al corrente la cittadinanza clodiense dovrebbe essere un dovere dell'amministrazione. Lo riteniamo anche noi, dare risposte alla cittadinanza dovrebbe essere una priorità. La priorità vera sarebbe dare risposte concrete, sistemare la pavimentazione del Lusenzo, ad esempio, dire se ci sono progressi per il Teatro Astra. Durante l'ultima presentazione della programmazione di Arteven, qualcuno lo ha chiesto all'assessore alla cultura presente se siano state perse le speranze. Le speranze non sono mai perse, ha risposto l'assessore, ma forse la città vorrebbe risposte più concrete dopo i soldi che sono stati spesi. Per il percorso della Turatti le domande sono state fatte a decine, ma le risposte non sono mai giunte. Cosa si aspetta nel mettere al corrente la cittadinanza su quale fosse la proposta da vagliare più interessante rispetto a quella che vedeva nella Turatti una casa di riposo? Sono passati ormai anni. Domande per l'amministrazione, per il settore dei lavori pubblici ce ne sono a iosa, ma sono le risposte che purtroppo non arrivano. L'assessore si trincera dietro supposizione di voler dare da parte nostra un'informazione distorta, mettendo lui o i suoi uffici in cattiva luce. Per quanto mi riguarda, noi cerchiamo di essere obiettivi, ma le fette di salame sugli occhi non ce le mettiamo. E siamo nello studio del servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia. Purtroppo vi devo dare l'ennesima notizia, me ne spiace tanto, che purtroppo un'anziana residente in Campo Marconi
C'è cascata in pieno con questa maledetta truffa del falso incidente, è successo attorno alle 13. Vi do alcune informazioni sommarie di quello che so. L'uomo si è presentato all'abitazione di questa signora, che aveva anche la badante. Dopo la telefonata, gli ha dato tutto l'oro che aveva in casa, credo anche dei valori. L'uomo, mi dicono che è tarchiato con la barba ed è entrato in casa di questa signora con la badante, alle ore 13 in Campo Marconi. Se lì in zona qualcuno ha delle telecamere di videosorveglianza, se riesce a recuperare l'immagine e farsi vivo con le forze dell'ordine, adesso la denuncia non è stata formalizzata, uno dei figli andrà adesso a fare la denuncia, ovviamente ci vorrà un po' di tempo, ma se riusciamo a dare qualche elemento utile alle forze dell'ordine per vedere di riuscire a recuperare, purtroppo è una cosa di altro mondo, purtroppo per carità, quando le persone diventiamo anziani, evidentemente non riusciamo più a focalizzare. Questi sapevano il nome e hanno telefonato, questa c'è cascata in pieno, ma addirittura anche la badante mi dice di 57 anni, guardate, non, purtroppo non ho parole, ovviamente mi dispiace moltissimo, tra l'altro sono persone che conosco molto bene, quindi do intanto questa sommaria informazione, se qualcuno ha notato qualche cosa dintorni, la macchina, la targa, qualcosa, cercate insomma di fare mente locale. Ripeto, Campo Marconi, lo dico veramente con grande dispiacere. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Milano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Non è il lavoro a mancare, ma è la forza lavoro quella che manca, soprattutto nel settore agroalimentare e in quello edile. Sarebbero centinaia i posti che attendono di essere occupati. A portare alla luce l'argomento i segretari generali della FAI CISL Venezia, Pierpaolo Piva, e della FILCA CISL Venezia, Andrea Grazioso. Entrambi i settori sono fondamentali per l'economia del veneziano e in entrambi i settori, ora per quanto riguarda il lavoro, l'offerta è superiore alla domanda a causa di una crescita economica e di un calo demografico. Le nuove generazioni cercano opportunità lavorative più attrattive, generalmente rifiutano i turni aziendali. E questo compromette lo sviluppo economico e la sostenibilità di alcune aziende. Il settore dell'agroalimentare va reso maggiormente attrattivo, ha affermato Piva, soprattutto per i giovani. 300 sembrano essere i posti vacanti. 1 migliaio invece posti vacanti nel settore edile, afferma Grazioso, con manodopera non più giovanissima, un'età media di 55 anni, con un numero di pensionamenti più alti rispetto ai nuovi ingressi. Un lavoro ricco di futuro, comunque, con immobili vecchi che necessitano di interventi di riqualifica e la necessità di figure professionali in grado quindi di attivarsi. Necessità di formazione richiesta dalle innovazioni apportate nel settore e necessità anche di una formazione per quanto riguarda la lingua italiana per le realtà che invece provengono da fuori della nostra nazione. AF Energia, ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Dice di Elon Musk lei. Cosa vuoi che dico? Che più o meno siamo tutti quanti uguali. Oggi non parliamo della Shine. Niente da fare. Cosa mi dice di Elon Musk? Elon Musk ha espresso un suo pensiero, e allora come lo esprimono tutti, allora non capisco perché se lo fa uno di destra è un problema, se lo fa uno di sinistra non è un problema. Cioè, uno esprime il suo Ma lei parere. voterebbe per Elon Musk? Ma subito domani? Un miliardario? Faremo un viaggetto anche a me, a Marte, su Anche su Marte. Marte, però prima mando gli altri, prima quello con l'altro.
1 sulla piazza per il Natale, sono proprio io. Non ditemi parole, ma è vero, è vero. Quanta bella roba, oh. Grazie, ma va che renne, va che spettacolo. C'è il nonno, il zio, il figlio, il piccolo, tutti. E quando vuoi, caro. Sono in casino, c'è paura. Cosa dice di Elon Musk? Cosa dice lei? Forte. È forte. Più forte del corsino René. Rap. Mamma mia, ci saranno dei bei cambiamenti, penso. Però le auto elettriche dove le buttiamo tra un paio d'anni, amici? Voglio la risposta a questo. Su Marte, le portiamo su Marte. Ah, bravo, scoasse in giro, se qua non vogliamo sporcare, via, fuori. Amici, è arrivato il freddo qui a Chioggia oggi, eh. Sentite che vento, aria fredda. Beh, però vediamo che le donne ci sono qui lo stesso. Noi siamo sempre preparati, ogni giovedì ci trovate pronti. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. L'assessorato alle politiche sociali del Comune di Chioggia, in collaborazione con Prometeo, Leoni di San Marco, Titoli Minori, l'Avia e con i Salesiani, metteranno in campo una serie di iniziative per riqualificare la passeggiata dell'Usenzo con l'aiuto dei giovani. Si tratta di una zona dalla quale da anni provengono segnalazioni che riguardano atteggiamenti particolari da parte di alcune compagnie di giovani. Ora l'amministrazione, afferma il sindaco Armelao, vuol dare un segnale di presidio del territorio con l'aiuto delle associazioni impegnate anche nello sport. L'assessore alle politiche sociali ribadisce che con questa iniziativa si vuole trasformare Riva dell'Usenzo in un luogo sicuro, un progetto ambizioso che pone tra i suoi focus il benessere dei giovani. I Leoni di San Marco daranno il via alle attività sabato 16 novembre, dalle 10:30 alle 12 i ragazzi saranno coinvolti in attività quali il karate, la box, l'MMA, in tre punti dell'anello dell'Usenzo. Saranno previsti altri due appuntamenti simili la prossima primavera e appuntamenti con le scuole. Gli educatori dei titoli minori mapperanno lungo l'Usenzo cercando di entrare in contatto con i ragazzi frequentatori della zona. Le attività si concluderanno a maggio del prossimo anno e il calendario sarà definito di volta in volta con progetti che si integreranno con quelli messi in campo dai salesiani a sostegno di giovani e famiglie. Abbiamo chiesto all'assessore Marangon se si tratta di un'idea della nuova figura professionale, l'Health City Manager, che è entrata a far parte delle professionalità attivate da questa amministrazione. Si tratta di un primo passo condiviso, ci ha risposto l'assessore, che ha visto lo sviluppo di un'idea già partita da un po'.